Trasfigurati secondo il suo volto. Questa domenica di Quaresima, seconda, ci lascia un testo meraviglioso, tanto bello quanto inaccessibile. E allora noi, nella realtà dei fatti, vogliamo sì entrare nel mistero, ma siamo esattamente come quei discepoli che, colti da stupore e da terrore, ma anche da un fatto così meraviglioso come la trasfigurazione, il rendere il volto luminosissimo, le vesti del maestro bianchissime, stanno lì atterriti e probabilmente desiderano rimanere in quel luogo denso di mistero, però non lo comprendono. Andiamo per gradi e il testo di Genesi ci racconta come Abramo è chiamato all'alleanza di Dio. Tutto viene, come nell'antichità, scelto perché gli animali sono esattamente quella forma chiara, semplice e forse anche paurosa di quello che accade quando due contraenti scendono a patti e uno dei due, quando non riesce a mantenere la promessa, gli venga fatto come questi animali spezzati. Ma in realtà qui Dio sta chiedendo un popolo, sta dicendo che ci sarà una discendenza per Abramo. La sua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo. E la notte avvolge Abramo, lui ha paura, ma poi riesce a superare questo momento così complicato. Ecco, la notte della storia dell'uomo rischiarata dalla luce di Dio, il popolo eletto, il Dio dell'alleanza. Torniamo al testo del Vangelo e affermiamo come la gloria di Dio nella persona di Gesù è esattamente la nostra eredità. Nel cielo c'è la nostra patria, ma qui in terra? Qui in terra vediamo, ovviamente, nella simbologia della nube, nel fatto che nell'Antico Testamento emergono le figure grandi di Mosè e di Elia, quello che è l'unione, il patto e il proseguo del disegno di Dio sull'uomo. Che cos'è che ci sconvolge? Ci sconvolge il fatto che purtroppo la gloria di Dio deve passare attraverso il sacrificio, il dono di sé. E qui la storia degli uomini ci ricorda come desideriamo portare avanti noi stessi, la nostra volontà. Il fatto che c'è una scelta, perché siamo stati fatti liberi, tra almeno due teorie. Rimanere aderenti agli insegnamenti di Dio, oppure scegliere noi stessi, autodeterminarci. Ecco allora che il testo di Filippesi ci ricorda che l'insegnamento è qualcosa che forma l'uomo, che però se sceglie altre dottrine peregrine si allontana da Dio. Il fatto della nube, quasi a livello cosmico di una nebulosa, mi fa capire che non riusciamo ad afferrare Dio, a rendere spiegabile e concreto il mistero. Mi coglie all'improvviso nella mia tranquillità, anche apparente, e mi scuote. Che cos'è che fa di Dio l'essere così immensamente grande, che sa affrontare anche la morte per far trionfare la vita? Terrore agghiacciante come il buio di Abramo, delirio dell'uomo che segue se stesso e non l'amore di Dio, e poi dono estremo di un corpo che vedrà trasfigurato tutto se stesso. Proprio in questo clima così tanto terribile, in cui vediamo tanti risvolti negativi, noi dobbiamo assolutamente tenere buone le parole di chi desidera non annebbiare la volontà umana,
costringere l'umanità a desiderare la morte, il conflitto, la divisione. Ma chi invece desidera unificare l'umanità secondo un progetto molto più alto, molto più grande, un progetto addirittura futuro, di una pace vissuta qui sulla Terra, ma che in realtà permette a noi di arrivare fino all'eternità, esattamente al corpo trasfigurato di Cristo. Einstein parlava dell'uomo che deve rimanere aperto al mistero, dato non solo dal punto di vista religioso, ma dato anche dal punto di vista umano, scientifico. Sta chi afferma addirittura che noi siamo fatti della stessa materia delle stelle, e perché noi siamo polvere e polvere ritorneremo, dovremmo cercare di più l'umiltà, perché lasciando fare a Dio, il nostro corpo sarà illuminato dalla sua grazia. Anche questa domenica sia una buona domenica in cui il mio corpo, povero e umile, arriverà un giorno ad essere luminoso e trasfigurato come Dio.